No, allora diciamo che esatto, il discorso non era preparato ed è stato appunto molto spontaneo. Comunque è vero che sono un'ex atleta, quindi, ma ho anche detto che un atleta lo rimane un po' per sempre e quindi ho iniziato diciamo a fare sì, il mio piccolo e breve discorso perché chi mi ha preceduto è stato anche abbastanza, se si può dire, sgridato per essersi dilungato. Quindi io ho anticipato e l'ho fatto ancora più corto il discorso. Essendo stata appunto un'atleta, avendo fatto 5 Olimpiadi, adesso rappresentare gli atleti, è una cosa che mi ci vedo e soprattutto quando anche ero atleta era bello poter avere qualcuno con cui, cioè, confrontarsi e se ci saranno dei problemi e comunque poter dare dei consigli e contribuire ancora in questa famiglia che per me lo è stato per tantissimi anni e mi fa piacere. Allora, sicuramente per quanto riguarda i tuffi, un grandissimo problema che abbiamo da anni sono gli impianti perché abbiamo tantissime richieste di bambini, di famiglie che chiedono di poter iniziare a fare tuffi e non hanno le strutture, non hanno dove recarsi e quindi questo sicuramente sarebbe la prima cosa da fare, a poter avere più strutture in più città possibili in Italia, perché al momento ne abbiamo troppo poche. Addirittura non servirebbe costruirli, ma servirebbe riutilizzare impianti che esistono già, quindi non chiedo neanche di costruirli, ma semplicemente usare quello che abbiamo già, riaprirli e riattivarli.